Migliaia a San Donà di Piave hanno voluto portare il loro saluto alla regina del circo Moira Orfei, morta domenica all'età di 83 anni. È un'icona, è i ricordi di tutta una vita nostra, noi abbiamo una certa età, pertanto ricordiamo. Dato che non ci sono altre cose da ricordarsi. Una grande donna, una donna di spettacolo, e siamo qui a darle un ultimo saluto. È sempre stata una gran donna, ha fatto tante cose, è meravigliosa con la sua famiglia, con tutti quanti, sempre col sorriso, è sempre pronta. Le colombe, bravissima e sorridente. Sembra anche lei una colomba fra le colombe, veramente brava, bellissima. Il feretro ha raggiunto il Duomo partendo dalla camera ardente allestita nel Centro Culturale Da Vinci su una carrozza trainata da 4 cavalli bianchi, accompagnata dalla banda e dal caloroso applauso delle persone che attendevano il suo arrivo. Sull'altare rose di ogni colore e sulla bara accanto alla foto della regina del circo in tutto il suo splendore una piccola tigre come era lei, di peluche, appoggiata da uno dei nipotini. In prima fila c'erano proprio loro, oltre al marito Walter Nonne, 6 figli Lara e Stefano con la moglie Brigitta Boccoli. Poche parole, rotte dal pianto, quelle del marito che dopo aver ringraziato il circo e la città di San Donà si è rivolto al pubblico. Grazie a tutto il popolo italiano. Che se Moira è diventata un mito vivente, e ancora oggi che non c'è più mito ancora, vorrei dire grazie, che solo grazie a loro, al popolo italiano, che Moira ha raggiunto tanto. Grazie. In tanti l'hanno ricordata per la persona buona e altruista che era, compreso il parroco Pier Giorgio che segue i circensi nei loro percorsi. Anche la cugina con cui è cresciuta e che troppe volte in molti hanno giocato sul fatto di vedere rivali ha voluto ricordarla, facendo parlare il suo cuore, quello di Moira. Io condividevo tutto con Moira, per me Moira era tutto e la stessa cosa succedeva a lei per me. Ci separavamo solo per mangiare e per dormire. È stato così sino al giorno che io, giovanissima, mi sono sposata con un grande artista che mi portò subito via dal circo e dai miei affetti, ma soprattutto mi portò via dall'unica grande amica che io abbia mai avuto nel corso della mia vita. Questo Moira non me lo perdonò mai. Si è sentita abbandonata dall'unica persona che da sempre... Moira Orfei si è spenta dopo altri 2 componenti della famiglia scomparsi proprio quest'anno. Sarà trasferita nella tomba di famiglia. Bravo.